Subito! Fate, ho paura! Correrò per te, Dugan. Ma Noah non deve saperlo. Hai un debito con me, Fate. Mi aspetto che tu mantenga la parola. Fate! Cat! Dove siete? Ogni giorno ha del potenziale. Puoi sprecarlo o servirtene per crescere, ampliando i tuoi orizzonti e la carriera. Come dipendente di un'azienda a tua scelta, le tue possibilità sono infinite. Per riuscirci, devi sbloccare il tuo potenziale interiore con il lavoro e l'impegno continuo. Come dipendente, ci aspettiamo che lavori al massimo delle tue capacità. Ultimo giorno. Per puntare sempre all'eccellenza. Pensavo che non ci avresti mai lasciati. Il lavoro è premiato. O vuoi restare altri 3 mesi? La pigrizia è punita. Sarebbe facile. La libertà personale ha un prezzo. Dai, andiamo. Ci stanno aspettando. La nostra grandiosa società si aspetta che ogni dipendente contribuisca all'azienda che ha scelto. Ha scontato una pena di 12 mesi più 9 per episodi di insubordinazione. Sei stata giudicata pronta per la libertà condizionale. Ora, se dipendesse da me... Le norme esistono per la vostra sicurezza. Fate attenzione ai trasgressori fra di voi. Dopo la scarcerazione dovrai trovare subito un impiego e ti seguiremo con l'identificatore. Se non riuscirai a trovarlo entro 14 giorni... Sarai trasferita in una struttura nelle zone grigie. Sono chiare queste condizioni? Sì, sono chiare. Lavorate con impegno e sarete premiati. Lo spogliatoio è a sinistra. E godersi le meritate ricchezze. Dugan ti manda i suoi saluti. Buona fortuna. Dipendente riformato, sono Gabriel Kruger e per conto della Kruger Sec e del Consiglio del Conglomerato condizionale. Ehi, qui, non salire su. Sono Icarus, mi ha mandato Roma. Potresti essere chiunque. Beh, dovrai fidarti. Allontaniamoci dalla strada. Un linea pulsa. Ma... Indossalo. Dobbiamo connetterti e caricarti. Noah non vede l'ora di parlarti. Che diavolo! Avanti, dobbiamo andare. Qui c'è qualcosa che non va. Vestiti per la promozione. Migliora subito il cuore di semplice assaggio. Vedi il rapporto. Riflessione. Scusa, dimenticavo. Niente identificatore. Altrimenti interferisce. È questo che vedono i dipendenti. Riflessione. Già non sei abbastanza riformata per apprezzarlo. Non sono affatto riformata. Ecco fatto. Sei fuori da lei. Ora non ti vedono più. Diamoci da fare. Ah!
Sali lassù. La Krugersek ci prenderà tutti e due se restiamo qui. Io andrò dall'altra parte. Ci vediamo più avanti. Noah, è invisibile. Le ho dato in linea pulsar ed è fuori dalla rete. Faith, ci sei? Noah? Io... È bello sentirti, ma continua a muoverti. Dobbiamo scrollarti di dosso la Krugersek. È più facile a dirsi che a farsi, Noah. Vogliono trovarla a tutti i costi. È tutto sotto controllo. Faith, fra poco dovresti raggiungere un vecchio magazzino. Entra e lascia fare a noi. E l'abbiamo trovato. No, posso farcela da solo. Arrenditi! Succede. Volevano mandarti in una nutricupola nelle zone grigie, Fate. Dovevamo recuperarti subito. Senza l'identificatore sei una fuggiasca, ma questo lo sapevamo già. Segui l'avatar del runner nel magazzino. Icarus ti raggiungerà dall'altra parte. A quel punto dovresti essere al sicuro. Se riesci ad attraversare quel vecchio edificio, vediamo se la famosa Fate è all'altezza della sua reputazione. Icarus, evita le frecciatine, se la caverà. Fate, il tuo linea pulsar si calibrerà mentre ti muovi. Hanno emesso un mandato di cattura generale per Phoenix Carpenter. Femmina, giovane, tatuaggio sul viso. Sono un po' più insistenti del previsto. Phoenix Carpenter? Sì. Dogen le aveva assegnato un codice falso quando l'avevano catturata. L'ho trasferito alla sua linea pulsar per sicurezza. Potrebbe tornare utile. È appena arrivato un Beetle. La Krugersek fa sul serio. Continua a muoverti. Mentre eri dentro, la Krugersek non tollera neppure la minima infrazione alle norme. Tagliatele la strada. Sì, in questi tempi non deve essere facile essere dei normali dipendenti. Mi fanno quasi pena. Hanno fatto la loro scelta molto tempo fa, Icarus. Gliel'ho chiesto gentilmente, ma non si è fatto da parte. E ora sanno che sei passata di qui? Come se avessi avuto scelta. Certo, dobbiamo andarci. Troviamo una strada per la torre Everdyne. Ci divideremo ancora per depistarli. Ce la fai a raggiungere quei tubi? Certo che sì. Bene, il linea pulsar è calibrato. Usa la prospettiva del runner. Segui gli oggetti rossi, ci vedremo alla torre. Andiamo. Adam 8-1, rispondete. Avete arrestato Carpenter? Adam 8-1, qual è il vostro stato? Adam 8-1, rispondete. Per un pelo. L'ha mandata alla torre seguendo un'altra strada. La Krugersek ha bloccato l'incrocio. Ok, bene. Io sto lavorando a una cosetta per quando arriverai lì. Faith, stai raggiungendo un palazzo di uffici in costruzione. È un buon posto per seminare gli agenti. La Krugersek ha mandato diverse squadre alla torre Everdyne. Dannazione. Ok, possiamo farcela. Faith, vai all'edificio Orione. Icarus, tu raggiungi da lì. Ok. La Krugersek è dappertutto. Cerca.
cerca una teleferica che ti porti all'Orione. Sono all'Orione. Bene, continua così, Fate. Dovrei averli seminati. Per ora sì. 2 anni al fresco ti hanno fatto bene. Raggiungi l'Orione. Almeno sei arrivata prima dell'alba. Chi pensi di essere? Da quanto sei nella congrega? Da 1 anno circa. Io ci sono cresciuta, quindi vedi di lasciarmi. Ti hanno anche messa dentro e hai dato 1000 problemi a Noah. Tu non sai com'è andata. So quanto basta e so di essere più veloce e affidabile di te. Fate, sei già arrivata all'Orione? Sono qui, ma il tizio nuovo e il suo ego sono ingombranti. Piantatela, tutte e due. Siamo a corto di alternative. L'unica via d'uscita è attraverso la torre Everdyne e dovrete affrontare la Krugersek. Icarus, trasmetti il modulo di combattimento a Fate. Ok, fatto. Bene. Fate, usa il modulo per rinfrescare la tua abilità di combattimento. Speravo non servisse, ma sembra non esserci scelta. Tranquillo, Noah. Posso farcela. Lo so. Il modulo genera qualche avatar colpito dagli spazi. E una lieve reazione al shock. Aspetterò. Posso controllare i valori di rendimento da qui, Fate. Cominciamo. Naturalmente è ancora meglio buttarli l'uno contro l'altro. 2 in un colpo. Fate, le comunicazioni della Krugersek si sono ridotte, ma sanno che sei lì da qualche parte e che dovrai attraversare la torre per uscire. Passare per le strade non è un'opzione. Non usiamo mai le strade se possiamo evitarlo. Sai, Icarus. Sì, lo so. Ben calcio. Ottimo, Fate. Continua così. Ricorda di sfruttare quello che ti circonda quando attacchi. Mi stupisce che tengano così tanto Phoenix Carpenter. Per fortuna non conoscono il tuo vero nome, Fate. Non si metterebbe davvero molto male. Perché? Che differenza farebbe? Leggiti la storia della famiglia Connors e lo scoprirai, Icarus. Ora stai combattendo contro degli avatar, ma dovrai affrontare anche dei nemici veri. Non sottovalutarli, Fate. Sono pronta, no? Sei sempre stata una fiera combattente, Fate. Te la caverai. Sono dentro. Vuoi farcela, Fate? Sì, vado. Un'altra cosa. La Krugersek sta parlando dell'invio di un'unità speciale. Potrebbe essere un nuovo drone o qualcosa di simile. State attenti, tutti e due. Essere sopravvissuta. Sul segno di vita. Allora è morto. Lasciamo che quelli delle pulizie recuperino il corpo. Di meglio da fare. Sì, li ha liquidati tutti. Già che ci sei, manda soccorsi. Io ho finito.
stato grosso, ma sei andata molto bene, Faith. La Kruger sa che era inferocita, ma di che mi stupisco? È la tua specialità. In futuro dovremo stare attenti a quell'unità speciale. Mentre eri via, ho trasferito la Congrega. Ci troverai nel nucleo di transito Zephyr. Ora torna a casa, ragazza. Città, Faith. Vieni a casa. Come si stava in gabbia?